Ragazzi, buongiorno. Studio Santa Monica in pieno sole. E oggi mi sono messa comoda sulla mia sdraia qui fronte mare per parlarvi di qualcosa di speciale con il nostro esperto, il momento dell'esperto, il momento dell'esperto. E come aveva detto Penny, ci servirebbe la sigla, magari me la farò campionare, me la farò dare, anche se non ho idea di come farla trasmettere qua perché sono fuori e quindi il mio wifi non... Dicevo, il mio wifi non riceve, infatti, come potete vedere, mi tocca spostarmi di nuovo nella stessa posizione delle altre volte. Va bene. Ok. Allora, aspettiamo un attimo che arrivi un po' di gente. Volevo stare comoda sulla mia sdraia, invece mi tocca alzarmi. Ah, che fatica. Ciao Manu, vediamo chi c'è. Ciao Salvo. Stanno arrivando un po'. Ciao Mino, Mino che mi chiede a che ora inizia. Che ansia. Stiamo calmi, sono ancora nell'orario, sono ancora in tempo. Ciao, ciao, ciao Mattia, ciao Mino. Eccoci qua. Allora, volevate sapere qual è l'espertone di oggi. Alcuni di voi lo sanno già. Oggi parleremo dei parchi Disney, quindi di tutto quello che riguarda il magico mondo della magia, appunto, dei parchi Disney, sia il parco Disney europei, ma andremo un po' a spaziare anche in quelli che sono tutti i parchi Disney del mondo, all around the world. Vediamo se c'è. Ecco qua la richiesta. No, c'è la richiesta con noi. Eccoci. Ma wow, ma che presenza! Pensavate Che presenza! che ci fosse lui, vero? L'ho Esatto, fregato. il nostro super ospitone di una certa caratura e per un attimo si poteva parlare un po' dei parchi Disney. Ciao Marco, intanto ti saluto, che insomma non ci vediamo da un po'. Io ti vedo strabloccato, non so se è colpa mia o colpa tua, spero che non sia colpa mia, se no mi tocca spostarmi. Ti vedo, ragazzi, chi vedete male? Vedete me o vedete Marco? Rispondete. Rispondete numerosi, così capiamo se mi devo Votate. spostare. Votate, Votate, votate. Va bene. Dai, forse ce la votate, facciamo, forse ce la facciamo adesso. Mi sembra che si sia stabilizzata la cosa. votate. Allora, Ok. Marco, innanzitutto come stai? Tutto bene? Bene, A bene, posto? grazie. Le mie chiacchierate con Quarantenato? il frigo, esatto, durante la quarantena sono molto, molto intense, però dai, oggi ho preso una pausa. Ok, oggi facciamo una pausa, non parliamo più né col frigo né col microonde, ma parliamo tra noi due e con i Oh nostri amici yes. che ci seguono di parchi Disney, perché insomma Esatto. viene fuori questa cosa che io già sapevo, ma non sapevo così insomma approfonditamente, che sei non solo un appassionato, ma un esperto di parchi Disney, giusto? Quindi quando nasce questa passione, racconta un attimo il tutto. Allora, praticamente diciamo che questa passione è nata nel lontano 94, quando i miei genitori, che tra l'altro mi stanno seguendo, mi hanno portato per la prima volta a Disneyland Paris. E praticamente lì è stato amore a prima vista perché effettivamente mi sono reso conto di trovarmi in una realtà che era impensabile, cioè davvero andava oltre qualsiasi tipo di immaginazione. E da lì siamo andati avanti e ogni anno ho avuto la fortuna praticamente di crescere dentro Disneyland perché ogni anno andavamo, ogni volta al parco c'era sempre una scusa diversa per visitare la Francia, però poi dopo in realtà alla fine del viaggio era sempre Disneyland e quindi mi sono appassionato tantissimo. Poi io da bravo, insomma, fissato, ho cominciato a documentarmi, a leggere, eccetera. E quindi sì, diciamo che in maniera amatoriale mi reputo abbastanza esperto, nel senso che vado veramente a, appena ho un dubbio, una curiosità, anche sulla minima stupidaggine, insomma, vado a documentarmi. E quindi ecco, da lì è nato tutto. È data la passione che ovviamente prosegue anche su The Parks, perché anche noi, cioè anch'io personalmente nel mio piccolo, nonostante mi devo occupare di mille cose, ovviamente sono stra appassionata dei parchi Disney, non li ho visitati tutti, ovviamente me ne mancano diversi, in particolare accidenti di nuovo. Ragazzi, mi tocca spostarmi, ho bello capito. Stiamo calmi. Si vede che si blocca il mio video, vero Ecco, Marco? Sì. sì, ogni tanto sì. Allora, facciamo una cosa tattica. Ragazzi, mi seguite all'interno, inside. Wow,
C'è anche l'exploration. L'esplorazione meglio non sapere che cosa c'è in questa casa o com'è ridotta dalla quarantena, perché ok, allora qua dovrebbe prendere, quindi cambio il mio ufficio, eccoci qua. Adoro. Quindi dicevamo, adesso dovremmo esserci, dicevo anch'io ne ho, come si dice, tolgo questo che degli aerei, scusate, dicevo. Anch'io ne ho visitati, non li ho visitati tutti, ne ho visitati, non, ne ho visitato quel che gloss usi, lo so, vero? Tutto. Dopo te lo faccio vedere, dovrebbe essere da qualche parte. Vedete, qua c'è la mia valigetta tipo Barbara D'Urso e tra l'altro, a proposito di Disney, potete vedere c'è la salviettina Sto della morendo. Hollywood Tower. Appunto perché ovviamente è grande, grande. Sono Per in una prenderla. compagnia. È tutta colpa tua, spostati assolutamente vicino al modem. Dai, cerchiamo di andare avanti, se no non è più finita. Allora, dicevamo, quali sono i parchi Disney che hai visitato? Così entriamo nel Allora, merito. l'unico parco Disney che in realtà io ho visitato fisicamente è quello di Parigi. Però, come Belle mi insegna, basta avere un grande specchio nel quale catapultarsi in altre realtà. E quindi io, da bravo appassionato, mi vedo video su YouTube dove c'è gente che per un'ora e mezza passeggia per i vari parchi Disney ed è un po' come starci. Quindi la neuro è Adoro. stata già avvertita, insomma, cioè le procedure per rinchiudermi ci sono, tranquilli. No, non è vero. Credo che sia una cosa che facciamo un po' tutti. Infatti, vorrei vedere se c'è qualcuno che. Cioè, anche voi guardate i video delle persone che passeggiano all'interno. Che stavo per dire che parcheggiano, ragazzi. Guarda. Che passeggiano all'interno dei parchi divertimento per ore. E quindi veramente sembra di stare lì, perché questo è uno spunto interessante, una cosa che io facevo una volta, adesso ho un po' di tempo libero in meno, quindi non l'ho più fatto, però magari in quarantena, secondo me, questo potrebbe essere una bella idea, quindi da dire Secondo alle me sì, persone, direi proprio di sì. fatelo, passeggiate all'interno. Quindi allora, visiti Disneyland, dici qualcosa di Disneyland, quali sono le tue attrazioni, quelle che adori e quelle che non adori? Ecco, allora, praticamente, tra l'altro, quando appunto abbiamo deciso di fare questa insomma, intervista, no, sulla storia dei parchi Disney, considera che sono 70 anni di storia, quindi era un po' difficile andare a scegliersi, insomma, un periodo giusto a parlare di tutto. Per cui ho detto, bah, chiacchieriamo un po' su proprio la questione di Disneyland Paris. E in generale un po' del periodo che secondo me è un po' più emozionante rispetto a tutta la storia della Disney, cioè quello che va più o meno dall'84 al 2005, come sono tecnico, perché è il periodo di Michael Eisner. Non so se Esatto, mi dicevi qualcuno. che tu sei un grande fan diciamo, della regia, chiamiamola così, che non è regia cinematografica, ma della regia di Eisner. Spiegaci chi è, chi non è, cosa ha fatto. Allora, partiamo intanto dal presupposto che, cioè, Eisner arriva in un momento in cui, e questo secondo me può essere utile da sapere in questo periodo, cioè, perché potrebbe essere simile, no? Quello in cui arriva Eisner, cioè, più o meno nell'84 lui arriva e trova una Disney che è completamente a pezzi. A livello cinematografico, erano nel pieno della fase dark, per cui erano stati prodotti film, per dire come Tron, che tutto sommato Tron, era che esatto, è stato anche il grande flop. accettabile, però per dirti Taro nella pentola magica, cioè film oppure The Black Hole, che è quasi un horror praticamente, quindi la Disney. Che io non ho visto, tra l'altro. Non so neanche cosa sia. È la prima Loro lo volta che lo hanno sento nominare, lo fatto. sento nominare adesso. È un film che hanno tirato fuori perché George Lucas all'epoca aveva proposto alla Disney di produrre Star Wars, soltanto che la Disney l'aveva ritenuto una stronzata, detto proprio in francese, e quindi si è Rendiamoci conto dei lasciata. tempi come sono cambiati. Capito? Ora, cioè, la Disney alla Lucas Art all'epoca lo rifiutò, e quindi
per correre ai ripari, perché Lucas aveva creato un nuovo genere che era il fantasy fantascientifico, fondamentalmente, produsse questo black hole, che è quindi ambientato nello spazio, ma vi dico soltanto che a un certo punto subentra anche l'inferno, ci sono robot che ammazzano in maniera cruenta persone, Paurosissimo. cioè tutto meno che un film Disney. È bella come epoca perché si vede molto la sperimentazione, ma d'altro canto si capisce che non sapevano più dove andare a parare, fondamentalmente. Quindi Eisner arriva, trova questa Disney che sta per essere comprata dalla Warner o dalla Universal, quindi una Disney completamente a pezzi, e la ritira su, cioè fondamentalmente è lui che crea l'impero, lo crea ripuntando sull'animazione che si era un po' persa, quindi film dell'epoca del Rinascimento Disney, che viene chiamato così, che va più o meno dalla Sirenetta fino a... Ma facciamo conto i primi del 2000 come epoca, fino a Tarzan, quello è grosso modo il Rinascimento Disney, e investe tantissimo nei parchi a tema, soprattutto porta nei parchi Disney attrazioni emozionanti, perché fino a quel momento i parchi Disney venivano percepiti come posti per bambini e quindi Ecco, lui fammi va... un esempio dell'attrazione prima, un'attrazione simbolo prima dell'arrivo di Eisner e una dopo. Allora, un'attrazione prima potrebbe essere American Sing, che era un'attrazione nel parco Disneyland, nella sezione di Tomorrowland. È praticamente un gigantesco cinema dove praticamente al centro lo stage è fisso e le sedute ruotano intorno allo stage, quindi ci sono più scene da vedere. Ed è praticamente un musical composto da robot che rappresentano robot di forma animale che rappresentano insomma un po' alcune scene tipiche della storia americana. È un'attrazione educativa, è un'attrazione effettivamente affascinante, ma un'attrazione che non coinvolgeva particolarmente, nel senso che a livello di emozioni forti mancavano. Un'attrazione che invece è simbolo dell'epoca di Eisner è Splash Mountain, che viene costruita per la prima volta nell'89 a Disneyland. È, per chi non conoscesse, fondamentalmente un'attrazione sui tronchi, però non come quella a cui siamo abituati magari noi, cioè il percorso con lo splash finale, ma una vera e propria opera di scenografia, perché è tutta al coperto. Dove, siccome comunque non c'era tutto questo denaro a disposizione e siccome American Sing aveva chiuso come attrazione, per questo l'ho citata, Tony Baxter, che è stato appunto il progettista alla base, ha ben pensato di prendere tutti i robot animatronics di quell'attrazione e metterli dentro Splash Mountain. Quindi c'è stata anche un'operazione di riciclo, insomma, intelligente. Però da lì poi arrivano appunto attrazioni che possono essere per esempio anche Indiana Jones Adventure, perché una cosa che fa intelligente Eisner è stringere i primi legami con delle case produttrici fuori dalla Disney stessa, Dalla quindi fine, esatto. nello specifico proprio con George Lucas, quindi Star Tours, che è l'attrazione basata su Guerre Stellari, Indiana Jones, che era sempre un altro franchise di Lucas. Insomma, comincia a rendere effettivamente Disneyland un qualcosa di pop. E la Disney cresce a livello cinematografico, cresce a livello appunto di parchi a tema, investimenti, eccetera. Si arriva al culmine. Il culmine è finalmente portiamo Disneyland in Europa. E quindi Eisner nell'87 sigla l'accordo col governo francese, tutti molto felici. Gli unici che non erano felici e che non erano stati interpellati erano i francesi, i quali semplicemente si sono opposti con tutte le loro forze. Ah, questo non lo sapevo, quindi c'è stata una grossa resistenza da parte del governo perché non volevano il parco, No, no, quindi. no, il governo no, il governo era d'accordo, anzi era anche felice perché comunque un'azienda come la Disney in un paese come la Francia che si stava Che fa un lanciando investimento così grande, sì, certo. era qualcosa di incredibile. Il problema era per i francesi, nel senso, proviamo a ricordarci tipo quando sono arrivati da noi i primi McDonald's, no? Che si immaginava che la cucina italiana sarebbe andata in frantumi, eccetera.
Lo stesso fu per i parigini e i francesi, perché dissero: ecco, la nostra cultura viene monopolizzata dalla globalizzazione, che al momento ancora non c'era, sarà un disastro. E quindi il problema lì fu proprio di Eisner, che è una figura, secondo me, estremamente affascinante perché se ne fregò ampiamente, e anzi, il suo problema era: saremo troppo famosi. Cioè, lui, nella progettazione del primo parco, quindi di Disneyland Paris intendo, perché Disneyland, per chi non lo sapesse, è composta da due parchi, più una zona con sette hotel a tema e un'area dedicata allo svago serale, quindi dopo la chiusura di questi. L'hotel, zona di svago e parco a tema erano in costruzione, ma lui già aveva pensato al second gate, quindi il secondo parco, gli studios, addirittura un terzo parco in stile Epcot, che è uno dei parchi che ora è presente in America, in Florida. Quindi lui era lanciatissimo, cioè non minimamente si era posto il problema, eppure delle avvisaglie c'erano, perché per esempio quando fu annunciato che sarebbe stato costruito appunto un parco Disney in Francia, giustamente i francesi dissero: ah no, no, ma figuratevi, cioè noi siamo bravissimi anche a fare parchi a temi, non ci serve la Disney. E quindi Ovviamente, ego smisurato, come sappiamo. ego, sì, no, era una battaglia di eghi infinita. Cioè, io mi spiace non aver vissuto quell'epoca perché secondo me doveva essere davvero affascinante. Però di fatto c'è stata questa lotta. I francesi costruirono dei parchi. Uno, il più famoso è stato questo Mirapolis, che forse l'aggettivo mira porta un po' sfiga, e il quale è Meglio non durato. dirlo, visto i tempi, perché aiuto. Il quale è durato 2 anni, era un parco dedicato alla cultura e ai racconti francesi, quindi nasceva proprio per combattere Disneyland, ma è durato 2 anni, quindi chiudendo e fallendo miseramente, perché mentre noi qui in Italia avevamo già Gardaland, Fiabilandia, comunque c'eravamo anche un po' staccati dal Luna Park, eccetera, la Francia era molto lacunosa al riguardo, nel senso che proprio non gli interessava l'idea di parco a tema. Quindi immaginatevi, arriva lui, costruisce un parco enorme con sette hotel e una zona per passare le serate, sul modello di Walt Disney World. Spezzo la lancia al riguardo, cioè lui comunque nell'83 aveva fatto aprire Tokyo Disneyland, che era stato un successo impressionante. Cioè, considerate che chi andava a visitare quel parco andava a fare un. Nel senso, era molto percepito come luogo americano. Tant'è che addirittura i menu dei ristoranti avevano le scritte principali in inglese e i sottotitoli in giapponese, per quanto era, ora non è più così, ora è percepito come luogo giapponese, però all'inizio era un parco americano. Quindi, cioè, formula vincente. Sto facendo una fatica a seguirti adesso perché sta andando via il segnale. Non so se è Prendo una il cosa solo micro. mia, spero di sì. Vediamo se ce la facciamo. Ci sei ora? Dicevo, sono arrivata. No, ancora bloccato. Sono arrivata quando parli appunto di Tokyo Disney, americano parco che in realtà adesso è diverso ed è più giapponese, Sì? No, e quindi da lì non ho più sentito niente. Per ho detto dirtelo. semplicemente che Quindi. ci sei. Torniamo lì, perché se no non riesco neanche a farti le domande o a interromperti. Ok, cioè no, per loro appunto era una formula vincente che quindi presa e portata in Europa non avrebbe avuto problemi, nel senso poi il problema, il nodo è stato là. In più c'erano altre cose che andavano un po' a inficiare tutto quanto, per esempio i cast member che sono coloro che si occupano del parco e che quindi lavorano lì, dovevano avere un certo tipo di stile per quanto riguarda la barba, il taglio di capelli, gli accessori da portare, e questo per i francesi era inaccettabile perché Andava a andava. ledere la loro libertà di scelta, Esatto, ovviamente, sappiamo che sono molto fissati su queste cose. Ecco, una domanda esattamente. che mi viene da farti, che Sì. volevo farti anche prima quando parlavi appunto della scelta del posto. Ci sono tante persone che chiedono anche sui forum così, ma la scelta della Francia, cioè, è stata fatta senza pensare ad altre location, se lo sai,
O si era No, pensato sì. anche ad un parco in altri paesi europei e in particolare si dice spesso, ma c'è questa bufala che gira, insomma, un po', che era stata considerata anche l'Italia e che doveva sorgere anche in Italia e forse a Roma e non si capiva perché, se è vero, se non è vero. Ecco, riguardo No, questa allora, fake news, cosa mi sai dire? no, non è una fake news nel senso che in realtà è vero, cioè la Disney nell'87, quando, cioè nell'87 ok, strinse l'accordo con la Francia, ma dall'82 in realtà andava in giro per l'Europa a prendere ispirazione a capire dove aprire questo parco. Ora considerate che nell'82 più o meno, 83, in questo periodo qua, cioè la situazione dell'Europa non era fantastica, nel senso che c'era la Germania che poteva papabile, ma che aveva ancora la divisione, per esempio, a Berlino del muro, quindi c'era ancora lo strascico La della questione divisione tra politica che ovviamente americani. non poteva. Esatto, in Italia si usciva dagli anni di piombo, comunque c'era una situazione politica molto molto fragile, scricchiolante, quindi ovviamente la Disney per investire in un paese andava a vedere anche la stabilità politica ed Solidità, economica di certo. questo. La Spagna, peggio che peggio perché usciva dal franchismo. L'Inghilterra, in realtà, che era papabile, era difficilmente raggiungibile, andando a chiudere il cerchio, rimaneva per forza Quello la che Francia. rimane, hanno fatto proprio così, quindi. Però è Ma vero, cioè. immagino che l'unica remora che hanno avuto in questo senso poi è quello che noi percepiamo ogni volta, cioè la questione climatica, perché il grosso limite che ha, non so come sia poi in Giappone, perché io non seguo e non so molto riguardo, però immagino che la situazione climatica del nostro parco sia quella più dura, forse anche in quelli della Cina, del nostro intendo europeo, Sì, chiaramente. beh, decisamente, nel senso che allora, questo poi ha dato la possibilità di inventarsi cose che effettivamente sono belle, ossia tutti i vari passaggi che ci sono all'interno del parco, cioè sempre Tony Baxter, che è questo progettista molto famoso, che poi fu a capo del progetto effettivamente di Euro Disney, come era chiamato all'epoca. È una persona sostanzialmente molto romantica, direi, romantica nel senso letterario del termine, e un grande appassionato dell'epoca vittoriana. Tant'è che persone che sono venute con me a Disneyland e io per primo penso che Disneyland Paris, quindi proprio il parco parigino, sia un posto molto nostalgico effettivamente. Così nostalgico per dire che anche l'area dedicata allo spazio e al futuro in realtà non parla di futuro, ma parla di retrofuturo, di steampunk e della Steampunk. visione del futuro di epoca vittoriana. Quindi, e allora lui, prendendo spunto dall'epoca vittoriana, ha costruito tutti questi passaggi, queste gallerie commerciali, questi luoghi coperti che effettivamente un po' salvano capre e cavoli, ma purtroppo però ci evitano di avere attrazioni all'aperto, che potrebbero essere appunto la prima citata Splash Mountain, perché in Francia, ok, tipo da giugno-agosto si crepa di Si caldo, ma sta per il bene, resto è cioè, vero, neanche il mio cuore è così è freddo. verissimo. E quindi questo, insomma. Però, ecco, allora, per chiuderla più o meno su Disneyland Paris, per farvi il quadro della situazione, si arriva al 92, quindi il 12 aprile del Che poi ho 92, un'altra domanda anche a riguardo, sì, preparati. ok, che si apre il parco e allora tutti prevedevano sulle 500.000 persone, addirittura 600.000 all'ingresso, se ne presentano 25.000, cioè il parco il giorno dell'apertura non vede nessuno. E non lo vede per diversi fattori. Intanto, il governo aveva sconsigliato di recarsi tutti quel giorno per evitare il raggiungimento dei 600.000 ospiti, che sarebbe stato proprio il culmine. Il tetto Poi il massimo. tetto massimo. Poi dopo c'erano stati, vabbè, lo zoccolo duro degli intellettuali francesi che sconsigliava la visita al parco proprio perché era una Chernobyl culturale per loro e quindi di boicottare. Poi ci fu uno sciopero delle linee di servizio pubblico che trasportavano al parco per evitare l'apertura, probabilmente, e
Dulcis in fondo, la sera prima dell'inaugurazione sventarono due attacchi bomba alle centrali elettriche del parco che dovevano appunto boicottare l'apertura, cioè neanche se stessero aprendo un campo di sterminio. Incredibile, Quindi sta povera Euro Disney il 12 aprile apre con questi 25.000 sfortunati, però da lì non si è mai più ripresa, cioè è stato un tracollo, tant'è che Eisner nel 94, quindi l'anno in cui ci sono andato io per la prima volta, ha annunciato semplicemente, ha detto questa frase: se un aereo durante il volo perde un motore, cosa si può fare? Qualsiasi cosa sia giusto fare. E in questo caso noi siamo anche pronti a chiudere. Cioè, Disneyland Paris era erano destinata pronti a a chiudere. chiudere, accidenti. Infatti anch'io ricordo questa cosa, ricordo che quando mi ero informata e mi sembrava assurdo al tempo perché non avevo ancora seguito, non seguivo ancora benissimo i parchi, ricordo che avevo letto questa cosa e dicevo assurdo che il parco, comunque simbolo d'Europa, cioè nell'immaginario collettivo da noi è sempre stato dove vai fuori dall'Italia, vai a Gardaland e vai a Disneyland, stesse per chiudere. Quindi è assurda questa cosa, eppure, come mi dici tu, Tant'è accadeva, che eppure continua loro la digressione. scrissero un documento per cui cioè, cercavano di capire, una volta appunto chiuso Disneyland, come levare il marchio Disney da tutto il parco qualora un'altra società l'avesse rilevato e trasformato A in un parco voglia, con X. tutti gli Hidden Mickey che ci sono, Cioè, aiuto! capite? Mamma Una mia! cosa assurda. All'epoca, fino al 94, anzi 5, e questa data ricordo perché poi mi aggancio per un'altra cosa, per esempio i 7 hotel che potevano contenere fino a 6.000 persone, visto che erano sempre vuoti, per periodi chiudevano. Cioè, nonostante il parco fosse aperto, quelle strutture enormi potevano essere chiuse perché non c'erano proprio soldi. E quindi si arriva alla svolta perché si dice: ma vabbè, insomma, ora è aperto, come cavolo hanno fatto questi qua a riprendersi da un momento così Del tanto genere. buio? E dobbiamo dire grazie all'attrazione che è la mia preferita e di cui dietro c'è un piccolo esempio, Space Mountain. Perché è lei che ha salvato capre e cavoli. Allora, per chi mi conosce, io gliene avrò già parlato migliaia di volte, però per chi non lo sa, Space Mountain è una montagna russa dalla Terra alla Luna. Allora, questa, l'apertura di Space Mountain è stata proprio l'ultimo colpo che hanno sparato. Cioè, Eisner ha O va detto, questa ok, o o questa o chiudiamo. chiudiamo. Quindi fa, ok, dice agli Imagineers, che sono appunto i progettisti del parco, in questo caso guidati da Tim Delaney, che è stato proprio lui l'ideatore di questa attrazione. Fa, ragazzi, il budget è questo, tirate fuori questa attrazione, che comunque era prevista come tipo di impianto da fare, se va bene, bene, altrimenti no. E loro costruiscono praticamente con un budget limitato per la Disney, ma si parla di 90 milioni di dollari più o meno, costruiscono su questa attrazione che fa il botto, perché è la prima attrazione in Europa, ma anche nel panorama generale dei parchi a tema, che riesce a fondere una storia turbolenta, un mood affascinante come quello dello steampunk dell'epoca vittoriana, di Jules Verne, eccetera, ha una storia, cioè nel senso il punto è stato il primo roller coaster, questo quindi la prima montagna russa, dunque un viaggio veloce nel tempo, ad avere una storia, cioè perché effettivamente è costruita per raccontare un racconto coerente. E quello che ha fatto Baxter, che era quindi il progettista di Disneyland Paris, e Tim Delaney con Space Mountain, è stato quello di creare un luogo dove effettivamente ogni racconto fosse coerente, ma soprattutto che ci fosse davvero un racconto all'interno di ogni angolo del parco. Cioè, quello che stacca Disneyland Paris dai fratelli in giro per il mondo è che effettivamente di tutti i parchi è quello che racconta più facilmente storie, ma anche in qualsiasi angolo, cioè è veramente un progetto, come posso dire,
pionieristico. Amiamo, amiamo l'immersività, amiamo la storia che c'è dietro tutte le attrazioni, che è reale non solamente all'interno dell'attrazione stessa, ma c'è un prima, c'è una coda, c'è un inizio e una fine. Per quelli che sono veramente appassionati, è bello andare a scoprire come nasce, come viene creata, proprio come fosse un film, come fosse appunto una storia. C'è uno storytelling che ovviamente nessun altro parco riesce ad avere, probabilmente nemmeno gli Universal, nonostante siano ricalchino un po' quello che è la realtà cinematografica, che però, come dici tu, è una realtà diversa. Cioè, Disney alla fine è vero che segue i propri film, ma segue anche cioè, mi viene in mente, non so, la nostra amata Big Thunder Mountain, cioè tantissime attrazioni comunque hanno una storia che è slegata poi anche da i film, dalla classica Cenerentola o dalla Bella Addormentata. Quindi è chiaro che la Universal invece ricalca quelle che sono le realtà cinematografiche, quindi un prodotto tu vedi il film, vuoi entrare nel film, quindi è vero, però come dici tu, visto che l'hai spiegato benissimo, veramente, hai parlato dello steampunk, dell'atmosfera vittoriana, tutte queste cose sono cose che in effetti sono introvabili in nessun altro parco, non c'è questa atmosfera. Magari qualcuno, se vuole rispondere sotto, ci dice quale altro parco può avere questa atmosfera, vediamo se magari ci sono idee differenti, così rendiamo anche un po' più interattiva la discussione. Comunque continua perché io ero incantata dal tuo racconto, quindi stavamo dicendo, continua pure, andiamo avanti nella storia, insomma. Stiamo parlando di questa grande inaugurazione che finalmente ci fa, risolleva insomma il parco, fa il botto quando arriva Risolleva. questo etiquette, potremmo dire, questo grande, grosso Esatto. etiquette. Per etiquette E spieghiamo fa per il quelli che non lo botto. sanno, è l'attrazione, una delle attrazioni Esatto. maggiori per i parchi, si dice etiquette di solito, si usa per Disney, poi si usa anche in altri parchi, però l'etiquette è l'attrazione per eccellenza. Ok, Mino, attenzione che ha tirato fuori Efteling, poi magari ne apriamo e chiudiamo una parentesi. Però in Adoro. effetti ha ragione, potrebbe aver ragione Mino e potremmo in maniera diversa. Però dai, proseguiamo, proseguiamo. Torniamo al nostro racconto. Proseguo e poi dopo rispondo a Mino su Efteling. Allora, praticamente, quindi fa il botto, apre, fantastico. La Disney, l'anno dopo l'apertura di Space Mountain, quindi nel 96, Disneyland Paris, scusatemi, registra il suo primo guadagno di soli 35 milioni di dollari, però insomma è un primo guadagno, considerando che erano anni in perdita totale. E quindi vanno avanti. Eisner quindi si ringalluzzisce tutto, dice: ah, wow, che figo, ok, abbiamo ripreso, evviva! Nel frattempo la Disney aveva creato questa società, la Euro Disney SCA, praticamente per creare un fantoccio da dare in pasto alle banche, fondamentalmente. Lui ha fatto questa mossa un pelo scorretta. E quindi la Disney in realtà si era ritrovata col 38% delle azioni di Disneyland Paris, una parte lo aveva questa Euro Disney SCA e una parte ancora il governo francese. Quindi in realtà a livello proprio economico era un po' un disastro. Però, sorvolando su questo, Eisner si ringalluzzisce e dice: va, perfetto, ok, abbiamo ripreso, adesso apriamo parchi a profusione in giro per il mondo. Quindi mette a cantiere Disney Animal Kingdom. Walt Disney Studios Park a Disneyland Paris, mette in costruzione Disney California Adventure davanti il parco originale Disneyland in California e inizia a pensare a un nuovo parco in Asia, cioè a Hong Kong Disneyland. Devo dire però che in questa epoca, cioè comunque il botto che stava per fare Disneyland Paris, cioè non è differente, una prova pesante per lui. In più considerate che in quell'epoca, allora lui Eisner è stato il presidente del consiglio degli amministratori Disney e il CEO. Poi dopo c'era Welles che proveniva dalla Warner Bros. Ed era il presidente della Disney.
questo Katzenberg, che è un nome tremendo, però tant'è, il quale era presidente dei Walt Disney Studios, no? E insieme lavoravano per la Disney. Si arriva al 96 che Wells muore in un incidente di elicottero. Eisner e questo Katzenberg entrano in contrasto e quindi quest'ultimo lascia la Disney e fonda la DreamWorks. E quindi nel 96 ci si ritrova con Eisner, il quale, anzi scusatemi, non nel 96, nel 94, quindi in piena crisi Disneyland Paris, tra l'altro, si ritrova Eisner che prende quasi pieni poteri della Disney e crea un nuovo problema alla società, cioè il micromanagement, che vuol dire che sostanzialmente ogni decisione doveva passare da lui. Quindi, come un effetto imbuto, improvvisamente la Disney diventa lenta, improvvisamente diventa molto burocratica e soprattutto inizia a perdere lo smalto che aveva caratterizzato gli anni prima. Per Stata precedente. questo si inizia a decadere poi nell'epoca del 2000, in cui appunto si hanno questi prodotti di animazione scadenti, la Pixar che prende piede insieme alla DreamWorks. La Pixar all'epoca non era ancora della Disney, collaboravano, però era una casa a parte, quindi la Disney che perde sempre più terreno. Dici In qualche un'ottica prodotto scadente, dai, vogliamo entrare nel mucche alla gossip. riscossa, mucche alla Io non riscossa sapevo è. nemmeno fosse Disney, attenzione! No, ragazzi, Non Mucca alla sapevo nemmeno, riscossa è aiuto! davvero il film peggiore. No, no, anzi, il film peggiore della Disney, se posso essere sincero, è i Robinson, una famiglia spaziale. È davvero offensivo a livello personale. Cioè, guardare quel film è come guardare per 90 minuti qualcuno che continua a offenderti. È davvero il film più brutto che abbia mai Mai visto, ma è. visto. Vi giuro, vedetelo perché è proprio storia della cinematografia, ma è osceno, osceno. Ma rappresenta perfettamente per quell'epoca, cioè nel senso, Eisner era diventato, e io un po' forse lo posso anche capire, cioè dopo aver sventato un fallimento milionario, ovviamente è una persona spaventata, è vero, e tutte le mosse che inizia a fare sono mosse dettate dalla paura. Cioè, i parchi a tema che vi avevo detto prima, appunto, California Adventure, Walt Disney Studios, Hong Kong Disneyland, sono pensati per essere minima spesa, massima resa, però in realtà non è un sistema che funziona e non ha pagato perché tutt'oggi la Disney sta investendo in questi parchi, sta investendo fior di soldi per ritirarli su, perché sono parchi costruiti a un budget bassissimo, tipo i Walt Disney Studios. Vi Il dicevo nostro prima che amato Space, Studios. il nostro amato Walt Disney Studios Park, che è aperto con tre attrazioni. Io allora ho avuto modo di entrare ai Walt Disney Studios sempre con la mia famiglia quando andavamo per l'apertura degli hotel c'era la preview insomma del parco un mese prima e io ero convinto a mente mia che mancassero ancora tanti. Fermi tutti. Ragazzi, bello della diretta, eh? Non vi Marco, libererete di me facilmente. scusami, sono stato. Non ce la possiamo fare. Eccomi. Aiuto! Ok, tu mi senti, mi ricevi? Io ti ricevo forte e chiara. Ok, io ho dei grossissimi problemi, nel senso che mi si frizza lo schermo per 3 minuti e non sento più quello che dici. Oh Quindi, no. Walt Disney Studios, sono rimasta al mio commento, dopodiché è sparito tutto. Allora, Walt Ok. Disney Studios, quindi vi dicevo, no? Io ci sono stato in preview con i miei, quindi un mese prima dell'apertura, perché eravamo ospiti dell'hotel, e girando per il parco a me sembrava che mancassero ancora attrazioni da costruire, scenografie, ho detto wow, che figo, un parco in cantiere. E invece è quello, cioè nel senso, i Walt Disney Studios Park erano un cantiere.
Ma Sono perché? stato in cantiere in realtà per gran parte della vita di questo parco, Ma praticamente. Io non ho mai camminato in quel parco senza che a un certo punto ci fosse un cantiere o Toy Story o quello che è, cammini e niente. Praticamente a un certo punto ci sono questi teloni che ti dicono cosa ci sarà e vabbè, immersività zero, non ci è mai piaciuto. Vai, vai pure, continua. Ma lì è praticamente un cadavere che cammina, cioè anche lì cercano di riportarlo a uno standard Disney, ma ci vuole ovviamente tempo. E, però lì Eisner era stato intelligente, sia con Walt Disney Studios che con California Adventure. Cioè lui ha detto, ok, come posso fare a costruire un parco spendendo poco? Andiamo a prendere dei temi che permettono di investire poco in scenografia, perché per lui era quello poi il problema principale. Quindi gli studios cinematografici, quindi scenografia cruda, non completa. Per quanto riguarda invece il California Adventure, mettiamoci il tema del Luna Park in riva al mare, quindi attrazioni da Luna Park, poco scenografia. Cioè, su quello era stato intelligente. Di fatto, però, non mi vai a dare un prodotto Disney fondamentalmente, perché la Disney basa tutto sull'immersività e in questi prodotti non ci sono. E, quindi sì, arriva a, vi dicevo, Space Mountain, come appunto vi dicevo prima, 90 milioni di dollari, un parco intero come i Walt Disney Studios, all'incirca siamo stati quasi sui 500 milioni di dollari per tutto il parco. Quindi vuol dire che effettivamente ci hanno speso davvero poco e si vede. Però il punto è stato, come facciamo però con un parco come Hong Kong Disneyland, che è effettivamente un Magic Kingdom, a spenderci poco? Eisner ha detto, ma nessun problema, facciamo copia a carbone, che ci frega, rifacciamolo uguale a Disneyland in California. E di fatto non solo hanno fatto, quindi zero progettazione, non hanno per niente pagato gli Imagineers, nel senso che non c'era un concetto dietro. Loro lo giustificano sì, abbiamo adottato regole del Feng Shui, per cui l'ingresso è al nord, c'è molta presenza di rosso, un bilanciamento dei materiali. Perfetto, però di fatto il castello, che è il più piccolo, è quello della California. La Main Street, quindi il percorso d'ingresso, è lo stesso. Ma Considerate che anche hanno. come misure, cioè proprio come No, metratura. è più piccolo. Cioè, effettivamente, Hong Kong Disneyland è più piccolo di Disneyland originale all'apertura, perché tra l'altro gli manca un'area, gli manca l'area di Frontierland, cioè quella dedicata al West. Ha solo quattro aree, loro le giustificano per una questione di Feng Shui, quindi nord, sud, est, ovest, però di fatto considerate che quando ha aperto c'erano 13 attrazioni fruibili fondamentalmente. C'è un parco È il parco più piccolissimo. piccolo Disney, questo? Sì, all'apertura sì, Hong Kong Disneyland è il parco Disney più piccolo di tutti, in assoluto. E loro hanno speso più per comprare terreni dove fare future espansioni piuttosto che nel parco vero e proprio. Di fatto Hong Kong Disneyland è circondato dal niente, sono aree che prevedono un'espansione, ma in realtà non ci sarà. Ma Cioè, perché lui ha. riusciranno perché hanno ammortizzato poi un po' tutto questo. Allora. Vabbè che l'investimento, mi dici, non è stato esagerato, però la realtà è c'è un successo di questi parchi orientali, Hong Kong. Si suppone di sì se hanno costruito anche Shanghai, però immagino che ovviamente si tratta di situazioni e zone totalmente diverse. Però Allora, dimmi qualcosa al riguardo. Shanghai era comunque in previsione, tant'è che si creò. Allora, partiamo dal presupposto che Hong Kong Disneyland appartiene alla Disney e al governo di Hong Kong, quindi è per parte del governo, tant'è che parte del parco è pagato con le tasse dei cittadini di Hong Kong, cioè tasse che andrebbero alla manutenzione delle strade, alla costruzione di nuovi servizi, di trasporto pubblico, eccetera, sono andati anche per la costruzione di Hong Kong Disneyland. Perché è stata scelta? Cioè, Shanghai e Hong Kong erano comunque nei piani della Disney entrambe, però il governo cinese all'epoca della decisione di costruire questo parco disse: allora, Hong Kong nel 97 è diventata cinese, non è più inglese. Il turismo ne ha subito delle conseguenze perché diventando cinese c'era il rischio di perdita di libertà, moti interni, eccetera. Quindi Hong Kong era sottotono
il governo cinese dice: portiamo un prodotto Disney, un prodotto americano, in modo tale da rinvigorire Internazionale, certo, dal esatto, e il turismo. turismo. Costruiscono questo parco microscopico, che è, cioè, detto sinceramente, una ciofeca. E praticamente i cinesi, che avrebbero comunque reagito bene al parco, non avrebbero fatto come i francesi, ma anche qui le avvisaglie che l'avrebbero accettato c'erano, perché con i primi Disney Store avevano avuto successo. Si trovano questo parco piccolissimo e si arrabbiano perché dicono: intanto l'abbiamo pagato con i nostri soldi, con le nostre tasse, e in più Dove che sono c'è? le attrazioni? Dove Dove sono? stanno? Dice: Oh! siamo di serie B noi che ci date sta cagata, scusatemi, no? Certo. Che lì si innesca un processo stranissimo per cui la gente di Hong Kong dice: io non vado a buttare i soldi a Hong Kong Disneyland, risparmio un po' e vado a Tokyo Disneyland, ma giustamente anch'io lo farei. E poi però col governo erano d'accordo che dopo 10 anni avrebbero aperto Shanghai Disneyland, e quindi Hong Kong non riesce a recuperare le perdite iniziali e a riprendersi. Intanto gli apre Shanghai, Hong Kong Disneyland è in questo limbo per cui stanno cercando di costruire a velocità atomica qualcosa, ma il meno Disney di tutti, o meglio, è quello che sta diventando una specie di abominio di cose. Frankenstein della Disney. Sì, e in più c'è la guerra interna di Shanghai, perché adesso giustamente i cinesi dicono: vado a Shanghai Disneyland, che è un parco costruito con un criterio dietro, ma perché lì Abbiamo tutte e Shanghai. quattro, abbiamo tutte le aree, abbiamo tutte le aree o abbiamo il Feng Shui anche lì, no? Allora, Shanghai Disneyland in realtà è un po' complesso, Ricordiamo che è il più perché recente Shanghai, quindi esatto, l'ultimo nato, il più piccolino. Cioè piccolino, allora. più giovanino, più Esatto, è piccolino. il più giovane, ma come estensione in realtà è molto grande come Magic Kingdom. Loro hanno fatto una mossa intelligente, nel senso che, ma qui stiamo parlando invece dell'epoca di Bob Iger, quindi abbiamo Siamo superato arrivati anche. ai nostri giorni quasi, perché adesso quasi. Esatto, anche lui adesso è saltato. Però insomma, aprono questo parco, lo aprono con una quantità di verde infinita, perché giustamente. Loro sono furbi, dicono: Shanghai è una metropoli abitata da quasi 1 miliardo di persone, regaliamo alla città un luogo dove in realtà non ci sia la confusione, il caos, l'aggregazione. Quindi è un posto fatto di piazze, piazzali, stradoni sterminati, immersi nello spazio proprio più ampio in assoluto. Ha una serie di attrazioni comunque interessanti. Lì la cosa che è cambiata è la posizione di Tomorrowland, quindi l'area del futuro, che in tutti i parchi Disney è a destra, a Shanghai è a sinistra. Non c'è in realtà un vero e proprio motivo, se non che se voi immaginate la pianta del parco, fondamentalmente, e avete sulla sinistra appunto l'area spaziale, che quindi è la più moderna. È stata messa lì perché entra in dialogo con l'area dedicata al divertimento serale, che avendo delle architetture un po' meno magiche, Simili. diciamo, riesce a dialogare meglio. Se ci avessero messo un'area dedicata all'avventura, faccio finta, alla giungla, sarebbe entrato in contrasto. E quindi l'area della giungla, quindi Adventureland, chiamiamola così, è sulla destra, insieme a un'area esclusiva riferita ai pirati. Poi c'è la classica Fantasyland, non c'è Main Street, e questo secondo me rende Shanghai Disneyland la meno Disney di tutte in assoluto, perché manca il treno che fa il giro del parco. E questo il perché dico il treno che fa il giro del parco, perché fondamentalmente, per quanto riguarda l'apertura del primo parco Disney, se ne sono dette di tutti i colori, ma fondamentalmente Walt Disney apre Disneyland perché lui vuole costruire un tracciato per i treni a Era grandezza appassionato naturale. lui, aveva Lui questa era. passione morbosa per i trenini proprio, insomma, come nella nostra per i roller coaster, lui aveva questi trenini, tutti i modellini, cose varie, cioè lui ha costruito tutti i parchi, cioè ha costruito il parco in realtà Sì. per metterci il treno, Guarda rendiamoci che conto. lui, tu considera che il parco Disneyland in California appartiene completamente alla Disney, tranne la Disneyland Railroad, quindi il treno che fa il giro del parco, che appartiene alla famiglia Disney, non è del parco. Cioè,
Proprio perché è lì il punto, capito? Tutte le altre storie sono vere comunque, nel senso che poi Disney voleva aprire un'attrazione da legare ai suoi studi cinematografici, voleva un luogo dove celebrare appunto le sue creazioni, era appassionato delle esposizioni universali e voleva creare la sua persona, tutto vero, anche la storia della panchina Griffith Park, no? Che è quella più romantica, diciamo, di tutte, anche quella effettivamente trova riscontro, però effettivamente se si va a stringere. Il punto perché lui si muove nella direzione di Disneyland è per questa ferrovia, come dice questo libro che sto leggendo, perché se no uno dice Attenzione. se le inventa, no, è un È libro tutto molto bello, documentato. è tutto documentato, io qui ho la mia pila di libri e di appunti che... Ecco, dopo ti chiedo di farmeli vedere, così poi magari consigliamo Facciamo qualche anche lettura consigli per a l'acquisti, tema. Esatto. esatto. E per cui, insomma, Shanghai è l'ultimo ad aprire, e ripeto, è il meno Disney perché manca il treno e manca la Main Street, che è l'area, la prima area che si incontra, che rappresenta Marceline, che è la città natale di Walt Disney e che è un po' il cuore di tutto il parco, cioè, tolte le attrazioni, tolte gli spettacoli, tolto tutto, cioè, Walt Disney, Disneyland è un'esperienza, no? E che si sintetizza, secondo me, principalmente in Main Street, perché effettivamente il ricordo, no? È il cuore di Walt Disney che vive in un luogo ed è quello. E Shanghai non ce l'ha. Shanghai ha la Mickey Avenue, per cui una specie di Main Street con tutti gli edifici relativi ai personaggi Disney, ma non è Main Street. E quindi niente, cioè, secondo me è un Dici che è parco un po' interessante. snaturato in questo senso, non Sì, hanno sì, sì. rispettato, e chissà perché poi in realtà, cioè non si sa se è stato per problemi di spazio piuttosto che per non... è strana come scelta alla fine. Bob Iger come Tim Cook per la Apple sono persone, secondo me, molto motivate e molto capaci, ma che hanno comunque ma sono comunque dei businessmen, cioè hanno un occhio di riguardo rispetto e sparano dei colpi in maniera ragionata, non come Eisner nel 92 con Disneyland Paris. Ma quindi con un criterio di logica. Allora, la Cina, considerate che fino più o meno quasi agli anni 90, diciamo 80-90, non aveva la minima idea di che cosa fossero i film Disney, e tantomeno la cultura americana. Per cui la copia a carbone di Hong Kong ci può stare. Perché comunque Hong Kong era di dominazione inglese, aveva quindi delle influenze europee, eccetera, ma Shanghai è cinese. E andare a mettere una città vittoriana, come ingresso fa meno appeal che andare a mettere una città abitata dai personaggi Disney che in Cina stanno esplodendo. Anche la questione di tutti i remake che sono stati fatti in epoca di Iger, no? Sono motivati nel senso. Sia per un po' una carenza generale di idee che c'è e nessuno lo nega, ma anche perché comunque alla Cina devono istruirli rispetto alla cultura Disney e quindi non è che gli vanno a ripropinare cartoni come Cenerentola degli anni 50, piuttosto lo rifanno. Quindi questa storia dei remake in realtà è coerente a una nuova... diciamo globalizzazione, passatemi il termine, quello che spaventava i francesi negli anni 90 nei confronti della Cina, perché la Cina non ha la minima idea di che cos'è la Disney e cosa sono i prodotti Disney. Ed è per questo, quindi Shanghai Disneyland rispecchia perfettamente questa idiosincrasia che c'è al momento, insomma. Bello, bello. Siamo arrivati praticamente alla fine chiudendo col parco più giovane, quindi abbiamo un po' detto tutto. Adesso ti faccio un paio di domande a Sì, caso che mi vai. sono venute nel mentre. Adoro. E soprattutto fate domande per favore perché veramente oggi abbiamo avuto uno storytelling degno veramente della Disney. Quindi grazie Marco perché veramente sei stato bravissimo. Grazie, ragazzi. Allora, la prima domanda, torno indietro e parliamo un attimo di Disneyland e Euro Disney. Per favore, di a tutte le persone che ci stanno seguendo, che non sono tante, ma magari seguiranno il video più avanti, che Disneyland Parigi, come lo volete chiamare,
Non si chiama Euro Disney. Esatto, Cioè, l'hai già esatto. detto prima perché l'hai spiegato un pochino per parlare della ragione economica e del perché. Magari diciamolo una volta per tutte, così magari entra in testa. Non chiamate Disneyland Euro Disney. Esatto, cioè se mi Anche volete se è un fare. bel nome, perché in realtà, se tu ci pensi, se volevamo un po' fare qualcosa di diverso rispetto all'esempio americano, ci stava a chiamarlo Euro Disney, perché dà il senso di Europa, forse. Però non Ma si era chiama quello così. il punto. No, allora, intanto se mi volete fare morire proprio, chiamate Disneyland Paris Euro Disney e le attrazioni giostre. Questo mi stando, cioè proprio mi levate la vita subito, cioè, ok. Ma in realtà, no, perché l'avevano chiamato Euro Disney? Cioè, il discorso è coerente. Eisner, famoso, sempre, no, nominato, dice, apriamo in Europa, chiamiamolo Euro Disney, perché in America il suffisso euro richiama la bellezza dell'Europa, la classe dell'Europa, eccetera, eccetera. I francesi non gli va giù, ovviamente, perché Che in Europa, strano, eh? che strano, no? Perché in Europa euro invece è legato alla finanza, ai soldi, per cui peggio, benzina sul fuoco. Già quelli si vedevano praticamente la globalizzazione in casa. Più li mettevano euro dentro, impazziti. Infatti, quando il parco si riprende nel 95 con Space Mountain, levano di corsa Euro Disneyland a favore di Disneyland Paris, che poi diventa Disneyland Resort Paris, e poi grazie a Dio ritorna Disneyland Paris. Quindi ha avuto un sacco di cambi nome, tra l'altro. Ok, e quindi questo ce lo siamo levato, appunto, come si dice, levato dai cojones, non chiamatelo Esatto, per adoro. favore Euro Disney se non volete che ci ragioniamo. Fate le domande per favore che dopo le scorriamo. L'altra cosa che ti volevo chiedere è, se parliamo un attimo magari di cifre, ma tanto sono domande un po' babbane, ma te le faccio lo stesso. E la domanda è, qual è, dal punto di vista di parco, di Magic Kingdom, quindi, tra tutti i Magic Kingdom che ci sono, quello più visitato rimane quello californiano o dal punto di vista Allora, ce la di visite? giocano di visite. Allora, quello che prende più visite in assoluto, non ho i dati aggiornatissimi perché ho un dubbio su Shanghai, in realtà, perché credo che sia diventato lui il più visitato, ma il più visitato sarebbe quello a Tokyo, in realtà. Perché quello di Tokyo, il parco di Tokyo, è quello che richiama come Magic Kingdom, parlo io, quindi il parco Disneyland originale, tantissimi visitatori. Ovviamente, se parliamo di numeri massimi come strutture, allora credo sia Walt Disney World quello che Sì, invece quello primeggia, sicuramente perché è proprio una. perché ci sono più parchi, quindi è chiaro che. Ecco, forse non abbiamo parlato, non abbiamo fatto una breve excursus su Tokyo, magari, sui parchi giapponesi, li abbiamo un Sì. po' saltati rispetto a quello che abbiamo detto finora. Tra l'altro è una cosa che personalmente mi interessa perché sarebbero i prossimi che vorrei visitare, ma adesso vedremo come sarà la situazione. So che ci sono problemi dal punto di vista appunto di visitatori, l'abbiamo appena detto, perché lì veramente le code sono qualcosa di assurdo. È un argomento che spesso si ripete anche tra noi appassionati all'interno del forum, insomma tra di noi nel nostro gruppo. Il problema dei parchi Disney in Giappone è appunto l'affluenza, e quindi non so, dici qualcosa riguardo il parco più che l'affluenza, che vabbè, insomma, quella non ci possiamo fare niente, però l'abbiamo un po' trattato prima, ma non siamo entrati nel merito, perché così mi incanterò ad ascoltarti anche su questa Adoro. parte che ci manca. Allora, Tokyo Disneyland intanto c'è da dire che non è della Disney, bensì appartiene alla Oriental Company, che è una società giapponese che mi pare si occupi tipo di metalmeccanica, una cosa del genere, non mi ricordo di preciso bene, che comunque era entrata in società con la Disney all'epoca dell'apertura e fondamentalmente la Disney ha pensato un po' per, siccome era la prima esperienza che faceva fuori dal continente americano, per tutelarsi ha pensato di dare praticamente le royalty a questa Orientaland, per cui Orientaland usa le royalty Disney per gestire il parco e in più gli presta gli Imagineers.
quando si tratta di progettare e aprire una nuova area o una nuova attrazione, però effettivamente non è della Disney. Tra l'altro, questo tipo di esperimento la Disney l'aveva già fatto negli anni 60. Marco, aspetta, scusa, ti interrompo perché fra 20 secondi, se non prima, si interrompe. Quindi io direi che ti richiamo, ne rifacciamo Sì. un'altra dall'inizio perché adesso tra 3 secondi, come al solito, parte tutto e ciaone. Rimanete tutti 10 collegati. secondi, rimanete sintonizzati pubblicità. Con Nara Dreamland in Giappone, che ora. Entro io che mi sistemo i capelli, ragazzi, così sono pronta per la prossima sessione. Adesso rinvitiamo tutti, invitiamo e rinviamo, vediamo se si connettono. Beh, intanto il nostro Marco, questa cosa delle dirette che si interrompono, non so se sia stata fatta perché c'è questo problema della quarantena, ma è veramente, viene l'ansia perché entro 30 secondi che ricomincia, entro 30 secondi si autodistruggerà la video chat. Allora, aspettiamo un secondo che Marco si riconnette perché non lo vedo nell'elenco. Adesso lo invitiamo. Comunque, ragazzi, sì, esatto, perché siamo poveri, hai ragione, Penny. Ragazzi, fate delle domande. Eccolo, eccolo che arriva. Eccolo che arriva. Comando, così e chiediamo al nostro super ospite, che è super preparato anche, domande riguardo Disney, riguardo qualsiasi cosa, che tanto mi sembra che sia super Eccomi. Eccomi. preparato. Eccoci, eccoci di nuovo, siamo tornati. Quindi riprendi da dove mi hai interrotto per colpa di questa chat assurda. Eccoci. Allora, insomma, e la Disney ci aveva già provato in realtà a fare questa operazione negli anni 60 con Nara Dreamland in Giappone, che ora ha chiuso. Nara Dreamland è uguale a Disneyland, non perché i giapponesi abbiano deciso di copiarla di sana pianta, ma perché il proprietario del parco si accordò proprio con Walt Disney per la costruzione di un parco Disneyland in Giappone. Quindi in realtà questo tentativo c'era già stato ed era anche ben prima di Walt Disney World. Per cui poi dopo loro costruirono Nara, che è a Main Street, che è il castello, che aveva anzi, per chi non lo sapesse, anzi, voglio dire questo, Nara Dreamland è il parco che su Instagram viene sempre fotografato ed è quello lì in stato di abbandono, con il castello rosa, con le È vero, montagne è vero. russe mangiate dalle sterpaglie, cioè è quello, no? È un parco che ha avuto un fortissimo successo. Che era appunto nato per essere Disneyland, ma nelle fasi finali del progetto entrarono in contrasto Walt Disney e il proprietario di Nara, perché lui non, il proprietario di Nara Dreamland non si sarebbe voluto poi piegare alle volontà di Walt rispetto al parco. È stato un parco che ha vissuto le sue epoche d'oro fino all'apertura di Tokyo Disneyland, che poi ha decretato lentamente la fine di quest'ultimo parco, che poi ha chiuso nei primi anni del 2000. Ed è stato in stato di abbandono per una decina d'anni. Comunque, tornando a Tokyo Disneyland, non appartiene alla Disney, l'Oriental Land paga la Disney per utilizzare i personaggi, le ambientazioni e gli Imagineers, e c'è una bellissima storia al riguardo, non tanto per quanto riguarda il Tokyo Disneyland effettivamente, quindi il Magic Kingdom, ma per il Tokyo Disney Sea, che viene unanimemente considerato il parco più bello in assoluto del mondo per quanto riguarda la tematizzazione e il resto. Considerate Diteci se è che. vero, se li avete visitati, scriveteci se è vero. Vogliamo Allora, saperlo. io ho fatto l'esperimento. Un parco che si basa su i sette mari fondamentalmente. Quindi ha sette aree tematiche che grosso modo rappresentano sette ambientazioni diverse, per cui c'è il Mediterraneo, c'è la Persia, ci sono le Amazzoni, c'è un waterfront americano, eccetera, eccetera. Io ho fatto un esperimento una volta, nella zona mediterranea c'è una parte uguale a Venezia, identica. Io ho mostrato queste foto a dei veneziani e loro non hanno capito che non era Venezia, per quanto è fatta bene. È Assurdo. impressionante. E non è la baracconata che troveresti a Las Vegas, è davvero un posto fatto con i crismi, ma ovviamente non è un progetto originale
del Giappone in questo senso. In realtà questo Tokyo Disney Sea doveva essere un progetto da implementare nella baia di Los Angeles, passate baia, insomma, sul waterfront di Los Angeles. Era una delle espansioni che Eisner aveva immaginato per Disneyland, quindi uscendo dalla zona di Anaheim e andando verso il porto di Los Di Los Angeles, se si può Angeles. chiamare così, ora non so la precisa zona perché Los Angeles è gigantesca, però chiamiamolo porto di Los Angeles, un progetto appunto dedicato ai sette mari e che doveva essere esattamente come poi è Tokyo Disney Sea, con l'unica differenza che Tokyo Disney Sea ha questo vulcano come elemento principale e centrale. Lì ci sarebbero state delle cupole in vetro gigantesche all'interno del quale ci sarebbe stato un sistema di biodiversità e sarebbe stato un mix tra un parco tematico e un parco Epcot, ossia un parco che si sarebbe dovuto occupare della tecnologia per il mare, del racconto dell'uomo e del mare, insomma, un parco di educazione. Poi, in quel caso, la Disney non aveva più soldi per causa di Euro Disney, il governo di Los Angeles si era opposto perché era un progetto troppo impattante, eccetera, e alla fine non se ne è fatto niente. Ma i progetti erano andati molto avanti, per cui Ne hanno quando, riciclato. esatto, si è deciso di poi aprire il secondo parco a Tokyo, in realtà li hanno presi e ricostruiti là, ma con una qualità altissima. Tant'è che, ripeto, è tra i parchi più belli del mondo in generale, perché è completamente immersivo, ha davvero Mamma mia, non vedo tantissime l'ora di cose. visitarlo. Speriamo che riapra Sì, è tutto presto. Ecco, vero. e allora ti faccio una. Andiamo avanti con le domande, così che mi vengono a Sì? caso. Avevi finito o vuoi proseguire? Se no, ti lascio proseguire. No, Dimmi no, no. pure. Ok. Allora, la domanda, ecco, non ti vedo più. Ciaone, come al solito. Che disagio questa No, diretta, ragazzi, adoro. per me è un parto, perché ti vedo, poi si blocca, ti rivedo. Ok, adesso ti rivedo di nuovo. Quindi la mia Ah, domanda. Mino scrive di Westcott. Non era Westcott. Allora, Cos'è Westcott. Westcott? Non lo so io, dall'alto della mente, cioè io sto scoprendo un mondo. Spiegaci cos'è No, Westcott, che allora. non... è tipo, penso che sia legato ad Epcot così a naso, però. Esatto. Allora, perché ho tanti amici che non conoscono molto il mondo Disney, quindi faccio la regressione. Epcot è uno dei parchi presenti nel complesso di Walt Disney World. E, è un acronimo, Epcot, e vuol dire Experimental Prototype Community of Tomorrow, quindi la comunità prototipo sperimentale del domani. Del Ed domani. era in realtà un progetto di Walt Disney, perché Walt Disney, oltre a essere il genio che è stato, secondo me era anche molto umanista e un futurista, tra l'altro. E quindi aveva pensato di costruire una vera e propria città. Lui era amante del movimento, della tecnologia, quindi un luogo, diciamo, utopico, perfetto, nel sito di Walt Disney World. Cioè, a Walt Disney World, il Magic Kingdom sarebbe dovuto secondario. In realtà tutti quei campi presi, tutto quello spazio acquistato dalla Disney serviva alla costruzione della città di Epcot in generale e non del parco Magic Kingdom. Quello che oggi è Epcot, per cui è una specie di esposizione universale, né più né meno. Cioè funziona allo stesso modo, ci sono una serie di padiglioni che ragionano nella prima parte rispetto alle tecnologie del futuro. E nella seconda parte, perché è fatta a clessidra, grosso modo, parla invece dei vari padiglioni del mondo. È un progetto, secondo me, molto interessante, che ha perso un po' la sua verve innovativa nel tempo e ora si sta adattando a diventare un parco tematico classico. Commerciale, chiamiamolo così, dal punto di vista commerciale, si sta un po' snaturando per quello che per cui è nato. Sta appiattendo, diciamo, però nella metà degli anni, quindi nel 96-97, pensa di portare il modello Epcot in California, quindi come secondo parco del parco Disneyland originale, chiamandolo Westcott, perché sono nella West Coast.
Ma fondamentalmente deve essere uguale, quindi il simbolo di Epcot è questa sfera, diciamo geodetica, ma sembrerebbe da lontano una pallina da golf per i profani, gigantesca, all'interno del quale c'è una bellissima attrazione che parla dell'evoluzione dell'uomo dall'età della pietra fino al futuro, molto molto bella, che sarebbe stata riproposta in versione dorata, un po' trash secondo me, in California, è una serie di padiglioni. Ovviamente, siccome Eisner aveva la terribile, diciamo, dote di entrare a gamba tesa in ogni cosa, ovviamente la popolazione locale di Anaheim dice: certo, tu mi metti una sfera dorata gigante in mezzo alla città, se ci batte il sole e bruciamo vivi, non lo so, magari ci possiamo ripensare. Lui praticamente gli ha dato dell'idiota a tutti e loro di tutta risposta hanno detto: col cazzo che apri Una una cosa palla, del genere. esatto. Poi dopo c'è stato tutto il problema che conoscevamo, in realtà c'era già, per cui ridimensionamenti di prodotti, eccetera, e si è arrivati a Disney California Adventure. Però Westcott non era quel progetto che... Un'altra area che doveva essere aperta a Disney California, Port Discovery forse, non me lo ricordo in realtà, al momento è un vuoto di memoria, però non è Westcott. Ok, aspetto Ecco. un secondo che ovviamente oltre ad essere in ritardo, cioè mi si è bloccato il video, immagino che tu abbia finito di parlare nel Sì, frattempo. sì, sì, sì. Ecco, allora tornando al discorso delle domande, ok, se avete delle domande facciamo anche le vostre, però io vorrei andare un po' sul morboso con te, Vai, perché so che ti piace la morbosità. adoro. Oh, Allora, ti sì. voglio fare delle domande, sono delle cose che già so, ma io farò la Barbara d'Urso del momento, così Vai, parliamo con i adoro. nostri 18 rimasti, 18 duri e puri che Reduci. sono rimasti con noi. Allora, la mia domanda è, parliamo un po' dei segreti, delle cose segrete o delle cose un po' per VIP che ci sono nei parchi. Quindi, la mia domanda è, ci sono dei posti esclusivi dedicati solamente ad alcuni diciamo, dei visitatori più prestigiosi, non so, magari mi riferisco a un certo club, così te la butto lì. Spiegaci a riguardo che cos'è questa cosa di cui avevo scritto un articolo un po' di tempo fa, però l'ho scritto in realtà forse 3-4 anni fa, non so se esiste ancora o se, esatto, vogliamo il No, sì, torbidice. adoro, Parliamo adoro, del adoro. torbidismo, quindi questo club segreto, questo speakeasy, chiamiamolo così, un po' speakeasy, un po' qualcosa di Di morboso. lugubre. Allora, praticamente questo Club 33, perché non riesco mai a pronunciare bene in inglese 33, e quindi lo dico all'italiana, ciao, è un club esclusivo che si trova a Disneyland, California, nella zona di New Orleans Square, che è un'area costruita, è una gigantesca area tematica, costruita, diciamo, una quindicina di anni dopo l'apertura del parco, grosso modo. È la prima vera espansione di Disneyland. Questo club in realtà è un luogo al momento dedicato praticamente ai clienti più facoltosi, nel senso che un soggiorno, allora funziona come abbonamento, insomma, si paga una... Una fee, dai. Sì, una fee, Esatto, chiamiamola una così, fee, non si può chiamiamola così. tradurre in italiano. Ecco, annuale, di una quota di partecipazione annuale di svariate migliaia di dollari, nel senso che è un luogo dove si Money, ritrovano money. mani a profusione, cioè si sono ritrovati presidenti della Repubblica Americana, vari politici, guest star generali, e ovviamente gli ospiti con il conio più alto, insomma. Ci sono però, cioè, non bastano i soldi, ci vuole anche molto tempo perché le liste di attesa per partecipare a una cena, perché poi alla fine uno si chiede ma che si fa là dentro? Fondamentalmente se magna, non si fa altro se non avere, vabbè, una vista esclusiva del parco, dei salottini dove sorseggiare, appunto. È uno dei pochi posti nel parco, se non l'unico, dove è possibile bere alcol, perché la politica Disney non permette la vendita di alcol nei parchi. Francia, eccetto, chiusa parentesi,
Però lì si può, però per andare a cenare lì, comunque entrare, ci vogliono, adoro, solo il 10% di discount, poi nel fa a volo. Vabbè, ovviamente non gliene frega niente perché hanno soldi, hanno le cofanate di soldi, quindi alla fine dello sconto del 10% dice anzi, ma che me ne faccio del 10%? Cioè io posso Esatto. pagare anche di più, quanto costa? Esatto, mi 5 compro dollari? sta Te ne do baracca 20, subito, eccomi. chi se ne frega? Esatto. E quindi praticamente noi arriviamo in questa zona di New Orleans, tra l'altro io ho visto ed è penso una delle aree più belle, seconda solo secondo me alla parte tibetana di Animal Kingdom, ma veramente la parte di New Orleans come è stata appunto ricostruita, piccolina, immersiva, con questi anfratti che appunto sono studiatissimi. E quindi tu arrivi, che in realtà tu arrivi, cioè sanno che arrivi perché sei appunto c'hai cash, Esatto, quindi tu bussi a questa porticina, anzi suona il campanello, dicono non so se ci sono mai, e quindi suoni a questo entri e campanello. all'interno c'è questo buffet che vabbè sarà un po' poraccio secondo me, o Esatto. sarà poraccio o sarà un catering d'eccellenza, non lo sappiamo. Però No. comunque questo è il servizio, cioè il servizio è una specie di club level, quello che c'è Esatto. poi all'interno degli hotel, perché in tantissimi resort appunto resort della Florida, perché l'ho visto, ci sono queste zone che sono dedicate ovviamente ai più ricchi, alla ricchezza, e si può accedere al club level, ovvero a una concierge privata dove la mattina fanno la colazione, a mezzogiorno c'è una specie di light lunch e un light dinner. Ovviamente non c'è una formula all inclusive nei resort Disney, non c'è mai stata, non c'è No. la pensione completa come la possiamo immaginare noi. C'è questa specie di servizio che viene fatto in cui tra l'altro la Disney vi dice attenzione, non se magna tanto in questi cosi, in questi light lunch. Esatto. In realtà non è vero perché c'è di tutto, cioè, l'ho testato ed è una cosa meravigliosa. Cioè, ti danno tutti questi piccoli, questi finger food, ma cose stupende, poi è infinito, puoi mangiare quanto vuoi, quindi vabbè. Quindi i club level sono una roba pazzeschissima che prima o poi bisognerà che noi del gruppo faremo un'expedition solo per quello. Quindi Vero. tornando al discorso, dicevamo, sarà una cosa simile, ma fatta all'interno del parco, immagino, quello Sì, che fanno al sì, club sì, del sì. 33. Cioè, nel senso, loro comunque hanno come livello di ristorazione, sfruttano il parco stesso, cioè c'è una cucina ovviamente a disposizione, però ovviamente chi cucina lì dentro è uno chef. Non mi pare che sia uno chef stellato in realtà, però è comunque uno con una preparazione, certo che non ti fa l'hamburger che trovi al fast food del parco, e quindi hai la qualità del cibo molto alta, la possibilità di scegliere vini o superalcolici tipo rum, gin, eccetera, di altissimo livello. Vengono offerti, se non ricordo male, anche sigari, o almeno fino a qualche tempo fa si poteva fare, e quindi c'è la possibilità di fumare all'interno. Però per accedere devi fare almeno un anno di attesa, cioè le liste d'attesa per poter fare una cena lì vanno dall'anno in poi, perché è un posto appunto molto molto Super esclusivo. esclusivo, esatto. E parlando di posti super esclusivi, mi viene in mente un secondo posto di cui vorrei parlare con te, cioè il sogno di tante, tantissime ragazze, ma anche di tantissimi ragazzi, di dormire all'interno del castello, perché questa cosa si può fare. Non so se sia vero che, stiamo parlando adesso della Florida, non so negli altri No, c'è parchi, anche a non lo so. Disneyland, però non dormi nel Ok. castello, dormi sempre nella zona di New Orleans Square, perché ora vi spiego su questo punto come funziona, nel senso che c'è una lotteria che viene fatta ogni giorno al parco, almeno fino a qualche anno fa era così. Se tu sei ospite dell'hotel, viene estratto il tuo nome e per una notte i tuoi bagagli vengono presi dal posto dove sei e portati a Walt Disney all'interno del castello. E invece a Disneyland in California, in questo appartamento, in questa New Orleans Square. Ovviamente questi due posti però perché nascono? Cioè, non sono posticci, cioè non sono luoghi che sono stati costruiti dopo per questo tipo di evento, ma sono posti dove Walt Disney voleva effettivamente abitare, cioè erano nati con l'intento di essere veri e propri appartamenti.
Walt Disney ha già il suo a Disneyland ed è la stazione dei pompieri in Main Street. Quando in Main Street tu entri a Disneyland, California, subito sulla destra c'è la stazione dei pompieri, in alto c'è l'appartamento di Walt. È un mini appartamento. Le leggende metropolitane dicono che lui lì ci portasse le amanti perché all'interno ha tanto broccato, ha tanti velluti, eccetera. In No, realtà no, perché gli piaceva il velluto a a lui gli te. piaceva, era proprio kitsch, gli piaceva da morire sto velluto rosso, tant'è che, e pensate che, siccome a Walt Disney piacevano anche i pompieri, non come possono piacere a me, ma gli piacevano come figure, lui ci Come aveva, i trenini e i bombieri. esatto, una passione pura. Dall'appartamento lui poteva scendere praticamente nella stazione dei pompieri con la classica barra, no? Che però hanno dovuto murare, e questa barra era dentro il suo armadio, cioè lui apriva l'armadio nella camera e si calava giù. Hanno dovuto murare l'armadio perché ovviamente gli Sei ospiti da pazza, giù come salivano. direbbe qualcuno. Adoro. Pazzesca, proprio. Però siccome poi l'appartamento, cioè la famiglia Disney si era allargata, quindi c'era la moglie, i figli dei figli, i nipoti, tutti quanti, eccetera, e dentro l'appartamentino nella stazione di polizia non c'entravano più, allora facendo costruire New Orleans Square, lì si è fatto costruire un secondo appartamento dove sarebbe voluto andare. E a Walt Disney World giustamente dicevo, mo che facciamo il castello grande, cavolo, ci ficco dentro il mio appartamento. E poi però lui nel 66 è morto e dunque questo progetto è sfumato. Però ormai gli spazi c'erano e quindi li hanno riconvertiti in questo. Però sì, tu puoi dormire una notte a Walt Disney World nel castello ed Nel è castello. stupendo. Andatevi a Bellissimo. vedere i video perché sono fantastici. Cioè, le stanze sono pazzesche, veramente. Cioè, per fortuna che possiamo anche noi godere, grazie a internet, di questi luoghi che Vero. sono altrimenti inaccessibili. Va bene, dai, Marco. Allora, il capo mi ha scritto un messaggio, mi ha detto: ma queste dirette, cioè, dovete farle più brevi, ne fate di più, ma ne fate più brevi. E forse ha ragione, perché sono rimasti solo gli irriducibili. Quindi io ti lascerei in sospeso, nel senso che rispondiamo a qualche Va domanda bene. velocemente, dopodiché chiudiamo, ma ci rincontriamo. Ci mettiamo d'accordo e andiamo avanti con i segreti morbosi. La puntata sarà Deep Adoro Dive Segreti la morbosissimi morbosità. di Disney. Ok, quindi Tirerò voglio fuori il latex per le informati foto. sui velluti, sui pompieri, sui pali di lap dance. Vogliamo sapere tutto. Quindi lo rimandiamo a una nuova puntata perché veramente, se no, Penny qua ci caccia tutti. Ci brucia Va bene, casa, vediamo vero? se. Vediamo se c'è qualche domanda, quindi. Abbiamo la regina assoluta della cartapesta, Madonna, ma quante ne sai, Adoro. Marco? Hai ragione. Nino che fa nel Grazie club level, ovviamente, lo sappiamo un po' tutti, dobbiamo fare un Expedition Luxury, Expe Luxury vero. col club level, ragazzi, impossibile, ve lo dico già perché mi sa che per una stanza al club level ci vorranno tipo, non so, 600-700 euro a notte, la butto lì, non lo so, non ho più guardato, ma secondo me siamo su queste cifre. Vediamo cos'altro dicono. Non vedo l'ora. Ok, mi sembra che più o meno ci siamo. Non ci sono Sì. domande, quindi sei stato super esauriente. Bene, Pensavo ti fosse piace. Westworld ed Epcot. No, evidentemente no. Dai, mi sembra che domande non ce ne siano, quindi è stato super interessante. E quindi lasciamo i nostri spettatori. E ci lasciamo noi due, ma solo per un breve tratto di tempo, perché ci rincontreremo e parleremo di altre curiosità e di quello che ci manca, di quello che ci resta, dai. Quindi Assolutamente. ancora, a me, facci vedere i libri, dai, velocemente, Allora, così. velocemente, letture che consiglio questo, che è fantastico. Dopodiché, se si vuole avere un quadro generale su Walt Disney, lui. Poi ci sarebbe anche tipo, non so, la mia tesi, available on iTunes. No, scherzo, Wow, non è su vogliamo la iTunes, pubblicazione ma su Amazon. esatto. Cioè, allora, al momento, essendo stata scritta in velocità, sembra più un trattato sulla disgrafia, ma giuro che la sto sistemando. Dai, ti E la aiuterò a pubblicherò sistemarla, presto. poi lo Adoro. pubblichiamo. E poi ovviamente la mia Bibbia in assoluto, che è questa,
ed è piena di bozzetti su Disneyland. È un libro che in realtà è molto difficile da trovare, c'è una versione ebook, ma purtroppo a inizio marzo è morto l'autore di questo libro. E quindi non so di preciso se si può recuperare in qualche modo, ma è una lettura da morire. E poi il libro su il mio personaggio preferito, e potremmo fare una titillaia anche su questo, cioè il principe Ludwig che ha costruito il castello di Neuschwanstein in Noi, Baviera. Einstein. Va bene, Però dai, ecco, ne abbiamo di argomenti, fantastico. insomma, Ne abbiamo morbosi. tanti, sicuramente ripeteremo anche i libri che li abbiamo visti un po' in fretta, ma avremo tempo. Tagliamo anche perché il mio telefono mi ha anche detto che c'è il 10% di carica, Ah, quindi mi sta per dicono di testare. scrivere i titoli. Come facciamo? Li vogliamo mettere su una stories di The Parks Possiamo o li metterli su pubblichiamo? una stories, possiamo, magari faccio anche un articolo sul sito internet, ma li Ok. rivediamo nel prossimo anche episodio, li rivediamo con più lentezza, così magari ce li illustri un po' meglio, ci dai gli autori. Comunque mettiamo una stories, adesso ci coordiniamo Adoro. per mettere su tutti i titoli e gli autori. Va Quindi ci bene, dovete continuare a ragazzi, un seguire. bacione TM dalla vostra Grazie, conduttrice Chiari. Ed Ermi, un ecco qui bacione. dall'ospite speciale. E alla prossima! Alla prossima. Ciao.